Ciao amici fungaioli amanti dei boschi, un saluto dal Macina dal mondo di Fungomagia, come potete vedere qua alle mie spalle sono circondato da un bellissimo habitat naturale, sono proprio in mezzo a un bosco eh, misto di abeti, di noccioli, castagni, insomma c'è di tutto un po' e sono voluto venire qua proprio per affrontare con calma uno dei argomenti che vedo sui social molto trattati e anche tra i fungaioli sento che se ne discute parecchio. I vermi nei funghi. Bene, i vermi nei funghi, eh, nonostante ci siano ancora molte credenze, perché sento persone che ne dicono di ogni, eh, tipo, eh l'ho trovato camolato perché era vecchio, eh l'ho trovato camolato perché è nato con l'acqua sbagliata, eh è camolato perché è nato con la luna sbagliata niente di tutto questo ragazzi nulla di tutto questo assolutamente la risposta è una sola e semplice molti di voi quando vanno a funghi chiaramente gli sarà capito di trovare anche dei funghi duri massicci come dico io come una pietra poi arrivare a casa nel momento in cui li andiamo a pulire e li tagliamo ci troviamo una brutta sorpresa troviamo praticamente gli ospiti, i vermetti, quelle larvette che noi poi troviamo all'interno del gambo normalmente del fungo e poi andando in maturazione, man mano arrivano a, a mangiare anche chiaramente l'interno del cappello. Queste larvette, da cosa sono scaturite? Allora, non è nient'altro che un piccolo insettino, che, so che è un dittero, il dittero fungino, ce ne sono più di 150 specie. Che cosa fanno? Tanto hanno la forma di quella di una piccola zanzara. E cosa fanno per potersi riprodurre e portare avanti la loro specie? Utilizzano i nostri benamati funghi come nido, cioè anche quando ci sono dei piccoli funghi, quando loro sul terreno trovano un corpo corpoforo, quindi un fungo che può essere una russolacea, può essere una bolettacea succede chiaramente di meno sui funghi, quelli un pochino più coriacei, più duri, tipo il galletto, il cantarelli e via dicendo, perché eh, chiaramente fan, faticano molto di più per inoculare le loro uova. Ecco cosa, perché troviamo i vermi dentro ai nostri funghi, perché loro utilizzano i funghi come un nido, iniettano all'interno, diciamo, le loro uova, poi chiaramente quando eh, si trovano delle situazioni idonee, quindi umidità e soprattutto caldo, queste uova chiaramente schiudono. Schiudendo le uova, eh, e le piccole larvette avranno di che nutrirsi, quindi si inizieranno a nutrire del nostro fungo. Più passeranno i giorni, più loro mangeranno e più le larve cresceranno. Queste eh, larve qui, come tutte le larve di altre specie, una volta cresciute, che quindi hanno utilizzato il nostro fungo come nutrimento, andranno in metamorfosi, si creeranno delle piccole pupe. E una volta che la pupa ha raggiunto la maturità all'interno, schiuderà e fuoriuscirà il piccolo insetto. Quindi la specie, diciamo, viene portata avanti grazie a questo, a questo sistema. Ecco perché, come dicevo, eh, i nostri funghi. Spesso li troviamo duri come la pietra, però all'interno vengono inoculati, anche quando troviamo piccoli funghi appena nati. Se fate caso, subito dal gambo potremmo trovare diciamo, i vermetti, in quel caso lì. Molte volte invece attaccano anche la parte imeniale, cioè la parte sottostante al fungo, la parte riproduttiva. Attraverso i tuboli iniettano anche lì i nostri, diciamo, le nostre uova e poi di lì... Tutto il procedimento come vi ho appena spiegato. Chiaramente questo accade spesso nel periodo estivo, quindi vengono intaccati il Boletus Ereus, Boletus Estivalis, sono più soggetti, e, e, proprio perché andiamo in un periodo molto caldo, quindi ci sono le condizioni favorevoli per, i nostri, eh, per le nostre uova che possano schiudersi e quindi... Ecco perché troviamo normalmente i porcini estivi camolati, solo e esclusivamente per quello. Tutto questo, eh, nonostante eh, sia un danno per noi fungaioli, e, e dico un danno perché magari uno, ripeto, torna a casa, bello felice, ha un bel cesto di funghi, duri come una pietra, che uno dice se lo tira in testa uno lo manda all'ospedale. Poi ci troviamo alla brutta sorpresa. Questo non c'è un professionista che si possa accorgere di questa cosa qui, assolutamente. Cioè, voi a volte date addirittura per scontato che quel fungo lì è sano, sanissimo, e invece poi non è così. Eh, questo succede chiaro che se trovate un fungo che ha il gambo molle ci sono i buoni presupposti che all'interno sia verminato tutto questo però anche è un tornaconto dobbiamo pensare che questi piccoli ditteri appoggiandosi sul nostro fungo per inocularli nelle loro zampette rimangono imprigionati le spore dei nostri funghi questa è una cosa positiva proprio perché nel momento in cui poi andranno in giro per i boschi per eh, poter inoculare altri funghi si appoggeranno anche sul terreno. Quindi eh, le piccole spore vengono disseminate lungo il bosco e questo darà modo ai nostri funghi di continuare a fare fungaie nuove, nuove piante di fungo. Questa è solo che una cosa positiva. Ricordatevelo sempre che Madre Natura dove fa danno da una parte è aggiusta dall'altra. Quindi ricordiamoci sempre questo. Ecco quindi la, la risposta diciamo, delle, eh, di questa domanda che si fanno tutti quanti. Il fungo perché è camolato non è per nessun altro motivo, almeno che non è un fungo che ormai ha finito la sua vita, quindi è marcescente. Allora a quel punto ma, eh, il marcescente porta a essere larvato. Però normalmente quando troviamo funghi anche molto giovani, questo succede anche nelle russule. Di trovare i gambi camolati fin da giovani. Questa è solo l'unica motivazione. Tant'è vero che ci sono delle situazioni dove andiamo a funghi più persone in una vallata, ci sono delle, vallate, ci sono delle spalle di monte scusate, dove è, il, è più presente questo dittero e quindi va a inoculare su quella spalla di monte tutti i porcini, tutti i funghi che noi possiamo trovare in quella spalla là. Magari poi ci incontriamo con l'amico, è andato 10 km più avanti su una spalla di fronte dove magari questo dittero è meno presente. Ecco fatto che la percentuale di funghi camolati si abbasserà notevolmente proprio perché la presenza di questo. Dittero qui è terrificante perché li va a inoculare veramente tutti o perlomeno i più tanti. Questo non accade chiaramente nel periodo autunno-invernale, quando andremo a eh, caccia di Boletus edulis e Boletus spinophilus, perché comunque le temperature normalmente sono eh, più, più rigide, specialmente nelle ore notturne, quindi questo dittero eh, non è più presente per poter eh, inoculare, non è il suo periodo diciamo. Anche se negli ultimi anni, anche nel periodo autunnale, nonostante il cambio climatico, le temperature essendosi alzate, anche diciamo, in, in autunno, come possiamo vedere, io sono in maniche corte, in cima a 1200 metri d'altitudine, e eh, fa caldo. Quindi siamo a novembre, quindi possiamo immaginarci eh, diciamo che mh, ci sono delle condizioni ancora adatte per questo ditero che quindi succede che anche adesso potrete trovare anche dei boletus pinicoli e dei boletus eduli scamolati, proprio perché vengono inoculati ancora. Come si abbasserà la temperatura questo, spariranno. Quindi state tranquilli, è solamente questione di, di tempo. Io spero di essere stato esaustivo, se avete delle domande da farmi mi raccomando qui sotto eh, commentate, fatemi le domande che volete, se non avete ben chiaro ciò che vi ho appena spiegato e mi raccomando un bel like e chi non l'avesse ancora fatto iscrivetevi al canale, mi raccomando non vi costa veramente nulla, siete migliaia e migliaia di persone che guardano i video e alla fine mi rendo conto che quelli che si iscrivono... Sono andato a vedere su un programmino siete praticamente l'8% di quelli che mi seguono. Quindi, intanto, eh, ringrazio tutti quelli che eh, hanno scelto di seguire questo canale. Vi ricordo che ogni lunedì io cercherò di essere presente eh, con, i, con nuovi video, dandovi chiaramente eh, appuntamento alle prossime battute di funghi. Un saluto dal Macina, dal mondo di Fungo Magia. Ciao.